Abbiamo il primo ministro Conte che addirittura va a registrare, pare, il nome del suo partito. Ora, se non ci crede lui, devono crederci gli italiani, cioè quei 7-8 italiani su 10 che fondamentalmente non vogliono la crisi, sono esattamente gli stessi 7-8 italiani che non si fidano di questo governo. Allora dico in chiusura quello che sta facendo Fratelli d'Italia oggi. Fratelli d'Italia sta osservando questa probabile crisi, anche se io ritengo che alla fine Matteo Renzi farà un passo indietro perché è andato di giorno in giorno ad alzare la posta sempre e sempre di più, perché sono due ego che fondamentalmente si scontrano, l'ego di Conte che non ha un partito di riferimento e l'ego di Matteo Renzi che è un partito diciamo del 2-2,5% secondo i dati e che tengono sotto scacco tutto quello che la politica oggi potrebbe fare di buono per quanto riguarda i nostri concittadini. Ritengo non sia serio, non sia serio in questo momento. Si decidessero a questo punto, decidono, togliamo la spina, stacchiamo la spina a questo governo, la stacchiamo, vediamo quello che succede. Se non ci sarà un'altra maggioranza, io ritengo che l'esito sicuro, dovrà essere semplicemente il voto. Ci sono altri paesi che votano anche in piena pandemia. So che è difficile, perché evidentemente è una fase molto difficile, anche per una stessa campagna elettorale da svilupparsi in piena pandemia. Certo. Però dobbiamo anche rubare e guardare con gli occhi quello che stanno facendo altri paesi. Israele, guarda caso, è un paese che sta vaccinando ai massimi livelli in tutto il mondo ed è già la terza o quarta volta che vanno ad elezioni. Quindi le elezioni non devono essere un tabù, non deve essere Zingaretti che ci dice non si va alle elezioni perché se no la destra, il centrodestra ci asfaltano in seno al prossimo voto. Allora. Deve essere un passaggio chiaramente parlamentare. Posso? Certo, no, voglio chiedere, scusami, Claudio, no, poi lo Sì. dici.